Gorbaciov affonda il piede sull'acceleratore della perestroica e Ronnie Reagan resta a guardare sempre più sbigottito. Restano infatti ancora poco chiare le ragioni che hanno indotto il capo di Stato sovietico a bruciare le tappe e a varare a velocità supersonica mutamenti preannunciati su un arco di tempo più ampio. Ad ogni periodo successivo agli incontri tra i leader delle due superpotenze è corrisposto un passo in avanti dell'URSS verso un'occidentalizzazione nemmeno tanto velata. Il summit di Carpi dunque si apre con la speranza che il dialogo avviato tra il cowboy di Washington e Gorbaciov non si interrompa, come invece hanno preannunciato numerosi osservatori politici. Secondo alcune delle più autorevoli firme mondiali del giornalismo, i due capi di Stato potranno incespicare sulla questione delle noccioline americane. È noto infatti che nei cinematografi sovietici la preziosa bacca va a ruba. Nonostante però i numerosi tentativi degli agricoltori sovietici, le noccioline non crescono all'est. Per questo motivo la Russia ha disperato bisogno della collaborazione degli States. Sembra però che gli USA vogliano approfittare della situazione e ottenere consistenti vantaggi economici. Gorbaciov, dal canto suo, non ha intenzione di dissanguare le casse dello Stato per le noccioline americane. Oltre a questo, restano tuttora un mistero gli argomenti che useranno i due leader mondiali per vincere questo duello di fondamentale importanza per la storia dell'umanità. Oh, ci abbiamo.
No, il piano va.